La sera del 1 febbraio del 2012, la 18enne Samantha stava finendo il suo turno in questo chiosco dove servivano caffè, nei sobborghi di un centro dell'Alaska, quando è stata avvicinata da un uomo che indossava un passamontagna. Lo strano uomo ha ordinato un caffè, ma quando Samantha gliel'ha dato, improvvisamente ha tirato fuori una pistola e ha chiesto a lei di darle tutti i soldi. L'adolescente era assolutamente terrorizzata e ha subito pensato che si trattasse di una rapina e che l'uomo se ne sarebbe presto andato. Tuttavia, ciò non è accaduto e il suo incubo stava solo per iniziare. Questo è il caso della 18enne che è stata rapita e le sue palpebre sono state cucite. Tutte le persone che conoscevano Samantha l'hanno sempre descritta come una ragazza bellissima, altruista e che amava gli animali e i suoi amici. Viveva con suo padre, James, e si frequentava con un ragazzo di nome Duane. Quando questo incidente è successo, Duane avrebbe dovuto prenderla a lavoro, intorno alle 8 di sera. Ma quando è arrivato al chiosco, non c'era alcuna traccia della sua fidanzata. Duane ha provato a chiamarla e a lasciarle dei messaggi, ma non ha avuto alcuna risposta. È quindi andato a casa sua per vedere se fosse lì, ma con suo grande shock, Samantha non era nemmeno lì. Anche suo padre aveva iniziato a preoccuparsi. Hanno iniziato a chiamare tutti gli amici della ragazza per vedere se qualcuno di loro avesse informazioni su dove potesse trovarsi la diciottenne. Tuttavia, nessuno sembrava sapere nulla. In quel momento, un messaggio è arrivato sul cellulare di Duane. Era Samantha che ha lasciato questo messaggio. Ehi, passerò i prossimi giorni con alcuni amici, fallo sapere a mio padre. Come potete immaginare, questo messaggio non ha soddisfatto Duane, il quale non era sicuro di che cosa intendesse, perché era il suo fidanzato, perché non le ha detto chi erano questi suoi amici, perché questo mistero? C'era qualcosa che non tornava e questo messaggio sembrava assolutamente sospetto. E soprattutto, perché non poteva rispondere a quelle telefonate e perché non poteva avvisare lei stessa a suo padre? Tutto ciò non aveva alcun senso. Duane e il padre hanno iniziato a telefonare ripetutamente al telefono di Samantha, ma le loro chiamate erano invane dal momento che andavano direttamente alla segreteria telefonica. Che cos'era successo? Intorno alle ore 3 di mattino, Duane era uscito per fare una passeggiata notturna quando ha potuto vedere un uomo indossare una maschera dietro il suo camion, come se stesse cercando di entrare. Ha quindi urlato contro questa persona e è poi tornato di corsa nel suo appartamento per chiedere aiuto al padre di Samantha. Quando però i due uomini sono usciti, quella persona non c'era più. La mattina successiva, Duane e James ancora non avevano avuto alcuna notizia di Samantha. Sono quindi andati alla stazione di polizia per presentare una denuncia di scomparsa. Ma mentre erano lì, sono rimasti scioccati nell'apprendere che il capo di Samantha aveva denunciato una rapina al suo chiosco. Il capo della caffetteria aveva infatti trovato che mancavano dei soldi dal suo registratore di cassa e aveva anch'esso ricevuto un messaggio di Samantha dicendo che sarebbe andata via per un po' di tempo. Poteva essere stata proprio Samantha aver preso quei soldi. Tutto sembrava indicare lei come la principale sospetta. Ma tutti coloro che conoscevano Samantha sapevano che era una ragazza troppo dolce per compiere una rapina e derubare qualcuno. L'onestà era infatti una delle principali caratteristiche di Samantha. Gli investigatori hanno quindi deciso di esaminare i filmati delle telecamere di sorveglianza per vedere se potevano raccogliere qualcosa su quello che era successo quella notte. Ma quello che hanno trovato è stato completamente terrificante. Il filmato mostrava Samantha impegnata a lavorare al bar. Niente di straordinario. Ma poi, verso le 8:05, hanno visto Samantha dare un caffè a un uomo con un passamontagna. Successivamente la possiamo vedere allontanarsi tirando su le mani, come se le fosse stata puntata una pistola. Dal momento che purtroppo questo video era particolarmente sgranato e di piccole dimensioni, la polizia non è stata in grado di identificare chi fosse l'uomo in quel video. Quando questo uomo è entrato alla caffetteria, ha legato i polsi di Samantha con una fascetta e poi l'ha condotta con forza nella sua vettura, prima di partire. Samantha non era scomparsa, era stata quindi rapita. Una ricerca per Samantha è iniziata immediatamente. James ha diffuso la notizia chiamando tutti, cercando di fare giustizia per sua figlia per riuscire a ritrovarla al più presto possibile. La sua storia ha subito ricevuto l'attenzione mediatica e la notizia di Samantha si è diffusa in tutta la nazione.
Tantissime sono state le persone che si sono offerte volontarie per aiutare nelle indagini e anche hanno fornito una cospicua somma di denaro per ritrovare la povera Samantha. I soldi che sarebbero stati dati a chiunque avrebbe potuto fornire delle informazioni su Samantha hanno continuato a crescere fino a raggiungere la somma di $60,000. La polizia e anche gli agenti dell'FBI hanno trascorso giorni e anche settimane a seguire il caso e tutte le possibili piste, ma nulla ne è venuto fuori. Successivamente, il 24 febbraio, a 3 settimane da quella scomparsa, Dwayne ha ricevuto uno strano messaggio dal telefono di Samantha, il quale diceva: Connor Park Sign, segnale nel parco di Connor, sotto la scelta di Albert. Questo messaggio si riferiva a un posto in particolare in un parco, dove c'era un volantino commemorativo che segnava il nome di un cane di nome Albert. James e Dwayne hanno subito informato la polizia di questo messaggio e si sono immediatamente precipitati in quel parco. All'interno erano stati ritrovati una richiesta di riscatto e alcune foto che erano state prese con una camera Polaroid. Le immagini erano quelle di Samantha. I suoi capelli erano intrecciati, gli occhi aperti e aveva uno sguardo vuoto e inespressivo sul suo viso. Accanto a lei c'era un giornale datato 13 febbraio del 2012, dimostrando che la ragazza era ancora viva, almeno in quel giorno. Nella richiesta di riscatto, il rapinatore ha chiesto $30,000 da depositare sul conto bancario di Samantha. Ha promesso di rilasciare Samantha 6 mesi dopo aver ottenuto quella somma. Gli investigatori hanno visto questa come l'occasione d'oro per poter catturare questo uomo in azione quando si sarebbe precipitato a ritirare i soldi. Hanno quindi chiesto al padre di Samantha di depositare i soldi come le era stato chiesto e hanno quindi mobilitato la banca chiedendo di ricevere delle notizie nell'eventualità in cui ci fossero dei prelievi dal conto bancario di Samantha. I primi 3 prelievi sono stati effettuati da 3 diversi sportelli automatici, ma ogni volta che gli agenti si sono precipitati su quei luoghi, il rapitore era subito scomparso. I vari ATM e filmati delle telecamere di sorveglianza mostravano un uomo indossare un passamontagna e degli occhiali da sole quando aveva provato a prelevare appunto queste somme dall'ATM. Questo uomo aveva effettuato dei prelievi in Arizona, in New Mexico e in Texas, ma era sempre alcuni passi avanti rispetto ai poliziotti, quindi riusciva sempre a dileguarsi senza lasciare traccia e quindi nessuno di loro era mai stato in grado di beccarlo sul fatto. Tuttavia ha commesso un terribile errore, il quale gli costerà molto caro. Infatti, quando ha prelevato dei soldi da un bancomat in Texas, l'auto che stava guidando era una Ford Focus bianca, che è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza. L'auto è stata presto fermata nel traffico e i poliziotti hanno potuto identificare all'interno di questa vettura un passamontagna, una pistola e il telefono di Samantha. La persona che guidava quell'auto è stata identificata come Israel. Quando Israel è stato arrestato, ha subito accettato di confessare alla polizia tutto. Ha però chiesto agli investigatori se gli avessero potuto portare, prima di dire il tutto, un caffè da Starbucks, delle ciambelle e delle sigarette. Quando questi oggetti gli sono stati portati, Israel ha quindi fornito un resoconto agghiacciante di quello che aveva compiuto. La storia ha veramente dell'assurdo. Sostanzialmente quello che era successo è che Israel, quando si era recato in quel chiosco per il bar, non aveva alcuna intenzione di rapire Samantha, ma quando l'ha vista il suo piano è cambiato. Non gli bastavano i soldi che avrebbe potuto prendere da quel chiosco, ma ha pensato bene che avrebbe potuto guadagnare una somma ben più cospicua se avesse richiesto un riscatto. Ha quindi scelto di rapire Samantha. Poco dopo che l'ha rapita, proprio alcuni minuti più tardi, si è accorto che le mancava il cellulare. È per quello che si è successivamente recato nuovamente al chiosco per poter prelevare il suo telefono. Senza di esso, infatti, non avrebbe potuto contattare né i genitori di lei, né il suo ragazzo o chiunque per poter fare la sua richiesta. Successivamente lui ha iniziato questo suo percorso, insomma, un po' per tutta l'America senza avere una meta precisa, dal momento che non sapeva come avrebbe potuto richiedere questa somma o come avrebbe potuto effettuare il riscatto. Ha detto che durante questo periodo, in un'occasione, Samantha ha anche cercato di scappare, ma è poi riuscito a riaccapparla.
Dovete anche sapere che durante il primo giorno in cui l'ha rapita si è anche recato nella famiglia dove viveva Israel con sua moglie e la figlia di 10 anni. Lì ha legato Samantha in un capanno davanti alla loro casa e poi ha alzato la radio in modo che nessuno potesse sentirla quando ha urlato. Quando l'uomo ha chiesto a Samantha dove fosse il suo bancomat, la ragazza ha subito chiesto che condivideva un conto con il suo ragazzo e che questo bancomat si trovava nel camion di Dwayne. Israel ha quindi chiesto a Samantha di fornirle tutte le informazioni necessarie per poter recuperare questo bancomat. Israel sapeva che senza quella carta non sarebbe stato in grado di prendere il riscatto e quindi ricevere la somma da parte dei genitori di lei. È stato qui che è successo quell'episodio che vi raccontavo all'inizio del video, quando è stato visto da Dwayne. Quando Israel è tornato nel capanno più tardi quella sera, ha aggredito Samantha e l'ha fatta fuori. Si è quindi recato nella sua casa e assieme alla figlia hanno fatto i bagagli e sarebbero di lì a poco partiti per una crociera che avevano già preprogrammato. È quindi partito la mattina del 2 febbraio e non sarebbe tornato fino al 17. Quando è tornato ha rimosso il corpo di Samantha dal nascondiglio, l'ha truccata, le ha intrecciato i capelli e le ha praticamente cucito gli occhi per tenerli aperti. Poi l'ha messa in posa per farla sembrare come se fosse viva, prima di scattare quella foto che ha poi mandato alla famiglia per estorcere loro denaro e ha poi gettato via i suoi resti. Tutto ciò era assolutamente scioccante, ma come se non bastasse, la sua confessione non era finita. Infatti sembra proprio che Samantha non fosse la sua prima vittima, né la seconda, né la terza. Questo uomo, Israel, era passato inosservato per moltissimi anni. Israel ha confessato che aveva iniziato la sua attività negli anni 90, quando era ancora un adolescente, e finora aveva fatto fuori almeno 7 persone, anche se gli investigatori ritengono che il numero potesse essere molto più elevato e raggirarsi intorno agli 11. Sembra che Israel non avesse un profilo definito di quali dovessero essere le sue vittime e le prelevava per lo più a caso, lontano da casa sua e mai nello stesso posto due volte. Durante i suoi viaggi teneva sempre il suo telefono spento in modo che non potesse essere rintracciato e ha pagato tutti gli oggetti che poi avrebbe utilizzato in contanti. Anche seppellito i vari kit, se vogliamo, in posti diversi. Questi suoi crimini sono avvenuti in Alaska, a New York, a Washington, in Texas, in Arizona. E quando gli investigatori hanno chiesto all'uomo le motivazioni, la sua risposta è stata semplicemente why not? Perché non farlo? Il 2 dicembre del 2012, mentre era detenuto in prigione, Israel ha posto fine alla sua vita, utilizzando un oggetto appuntito sui suoi polsi. Ha lasciato però un biglietto in cui forniva indizi sull'identità delle altre sue vittime, descrivendole loro come delle graziose farfalle tenute in cattività. In questo biglietto ha anche lasciato degli agghiaccianti disegni di 11 teschi e la polizia ritiene che questi 11 teschi altri non sono che le sue vittime. Cosa ne pensate, ragazzi, di questo caso? Voglio sapere la vostra opinione, scrivetemela qui sotto.